Io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Gesù. Ecco, è venuto il miracolo, la parte principale abbiamo compiuta. Diego non è più solo figlio di papà e di mamma, ma anche figlio di Dio. Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, ti ha liberato dal peccato e ti ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo. Unendoti al suo popolo, egli stesso ti consacra con il crisma di salvezza, perché inserito in Cristo, sacerdote, re e profeta, sii sempre membro del suo corpo per la vita eterna. Amen. Genitori, a voi padrino e madrina, è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che il vostro bambino, illuminato da Cristo, viva sempre come figlio della luce e perseverando nella fede vada incontro al Signore che viene con tutti i santi nel Regno dei Cieli. Amen. Ora un altro gesto significativo. Un segno di croce sulle orecchine e sulle labbra di questa creatura. È un gesto che Gesù fece su un sordo muto. Cosa? Siate per lui i primi testimoni della fede, con la parola e con l'esempio. In Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Dio Onnipotente che ci ha fatto rinascere alla vita nuova dell'acqua e dello Spirito Santo, benedica voi tutti, perché sempre e comunque siate membra vive del suo popolo in Cristo Gesù nostro Signore, e vi doni la sua pace, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. E ecco, consacriamo Maria Santissima per la nuova creatura, la affidiamo a lei.